Buongiorno, atleti dello Zen. Nella masterclass di oggi andremo a svolgere esercizi di tonificazione da lungo a corpo libero. Ora partiamo andandoci a sdraiare sul tappetino a terra e andiamo a mantenere le gambe piegate vicine tra di loro, piedi uniti, quindi ginocchia unite, braccia leggermente aperte verso l'esterno con le mani appena appena più sotto la linea delle spalle. Da qua inizieremo ad inclinare le gambe solamente in direzione di sinistra. Quindi ispirando iniziamo ad accompagnare le gambe all'esterno. Prendendo aria risaliamo. Faremo solo il lato sinistro per adesso. Ispirando inclino. Inspirando risalgo. Ora mentre continuate il movimento cercate di andare a mantenere il più possibile aderente a terra la spalla di destra. Quindi le gambe si inclinano dal lato, io mi devo focalizzare nel mantenere il più possibile aderente il lato opposto. Inspirando piano piano inclino. Ed inspirando lentamente risalgo e recupero. Lo ripetiamo ancora per 2 volte. Ora terminata la prossima ripetizione, quando saliamo ci andiamo a fermare e andiamo a portare le gambe una alla volta sollevate a tavolino. Sollevo anche l'altra. Da questa posizione iniziamo lentamente a divaricare solo la gamba di sinistra, quindi espirando la apro, prendendo aria invece la riporto in chiusura. Ora, mentre fate il movimento, cercate di mantenere il più possibile ferma la gamba di destra, la spalla di destra, e cercate di percepire che la gamba si muove solo verso l'esterno e mai verso l'avanti. Ogni volta che espiro inclino, ogni volta che inspiro ritorno fuori l'aria. E dentro l'aria, ultime due. Ora la prossima ripetizione la andremo a mantenere verso l'esterno e da qua iniziamo a muovere solamente la gamba di destra. Quindi inclino piano piano, provo ad unire le gambe e ritorno. Questa volta è la gamba di destra che si muove verso la sinistra, il bacino e il gluteo di destra si possono sollevare. Quello che devo continuare a mantenere il più possibile stabile a terra è la spalla di destra. Espiro inclino, inspiro recupero. Cercate di non far cadere le gambe in avanti, quindi un movimento solo laterale, pensate a un tergicristalli, e poi ritorno. Ultime due. Ora la prossima ripetizione l'andremo a mantenere. Una volta che ho terminato la posizione, che mantengo, gambe unite, da qua provo piano piano andare a distendere verso l'alto le braccia. Spingo bene a terra la scapola di destra, poi piano piano provo a distendere verso l'alto le gambe e poi le fletto. Cercate di muovere la parte del ginocchio, okay? Non muovete la coscia avanti e indietro, cercando di mantenere il più possibile l'addome attivo, quindi piccola retroversione, distendo e poi fletto. Espiro e richiamo, lo facciamo ancora per 3 ripetizioni. Sono due. La prossima si va a mantenere, distendo le gambe, le richiamo leggermente verso il braccio di sinistra e tengo la spinta per 5, respiro 4, 3, 2. 1, piegando le gambe, torno verso il centro e aprendo le braccia verso l'esterno a croce, appoggio anche i piedi. Divarico un attimo le gambe a diamante, piedi vicini, ginocchia lontane e scarico. Rilassate completamente anche la schiena, quindi non importa se sentite un piccolo arco al di sotto della vostra colonna. Respirate ed espirate. Da qua lentamente riporto le gambe in chiusura. Ritrovo bene le scapole rilassate a terra, appoggio bene i piedi unendo gambe e ginocchia. Lentamente inizio a inclinare le gambe solo in direzione, questa volta di destra. Quindi espirando inclino, inspirando piano piano risalgo. Non importa quanto scendete, quello che vi chiedo durante il movimento è di focalizzare l'attenzione sulla spalla di sinistra. Quindi mentre scendete evitate di ruotare con tutto il busto e poi riallineate. Ogni volta che espiro inclino. Ogni volta che inspiro ritorno. Ultime due. Ora la prossima ripetizione, quando ritorneremo verso il centro, la andiamo a mantenere. Solleviamo come prima una gamba alla volta, tavolino, sollevo anche l'altra. Poi da questa posizione iniziamo a muovere solo la gamba di destra. Quindi piano piano la vado a divaricare. Appena sento che tendo a muovere spalla e gluteo sinistro, richiudo. Ispirando apro. Dentro l'aria ritorno. Cercate di mantenere l'allineamento ginocchio e piede, quindi non devo portare solo all'esterno il ginocchio, ma devo muovere tutta la gamba. E poi richiamo. Per adesso il fianco e la spalla di sinistra devono rimanere a terra. Inclino,
e riallineo, ultimi tre, sono due. Ora la prossima ripetizione si va a mantenere, trovate la posizione come prima, inizio a muovere anche la gamba di sinistra, quindi cerco di avvicinarmi, se riesco lo unisco e poi ritorno. Piano piano espirando inclino, prendendo aria recupero. Cercate sempre di muovere la gamba, mantenendola alla solita altezza, quindi non deve cadere in avanti. E cercate di mantenere il più possibile fermo questa volta la spalla di sinistra, il gluteo invece si può sollevare. Ultime due. Ora la prossima ripetizione si va a mantenere. Una volta che ho trovato la posizione, vado ad estendere verso l'alto le braccia, tiro giù bene le scapole come se volessi ancorarmi al lettino, ed espirando inizio ad estendere le gambe verso l'alto, prendendo aria le fletto. Espirando distendo, inspirando ritorno fuori l'aria. E dentro l'aria. Cercate di forzare una leggera retroversione in modo da attivare meglio l'addome. Espiro, distendo, in recupero, ultime due. La prossima si prova a mantenere. Recupero le gambe leggermente verso il braccio di destra e continuo a respirare tenendola per 5. Sono 4, 3, 2, 1. Piego le gambe, torno verso il centro e come prima apro le braccia a croce. Un piede alla volta lo riappoggio avanti a me e scarico un attimo le gambe a diamante. Se lasciate andare bene anche il vostro addome, quindi rilassate completamente la schiena, non importa se vi trovo un piccolo arco. Ora da questa posizione lentamente vado a richiudere le gambe. Una volta che ho richiuso le gambe vado a sollevare la gamba di destra sopra la gamba di sinistra, la cavallo, scendo un'unica volta con le gambe in direzione di sinistra. Ora, quando sento che sto per muovere la spalla di destra, mi fermo, rilasso le scapole e ruoto la testa in direzione opposta a destra. Ora lasciate cadere pesanti le gambe da un lato, la testa pesante invece dall'altra. Respiro e scarico fuori l'aria. Lentamente sfilo una gamba dall'altra, riallineo verso il centro. Una volta al centro sollevo la gamba di sinistra, sulla destra la cavallo e lentamente scivolo prima con le gambe in direzione di destra. Trovate la posizione, prima di sollevare la spalla di sinistra mi fermo, dopodiché ruoto la testa in direzione opposta. Come prima respiro ed espirando rilasso. Lasciate che sia il peso delle gambe da un lato, la testa dall'altra, permettetevi di allungare meglio la vostra colonna. Respiro, fuori l'aria scarico. L'ultima. Ora lentamente, ritornando verso il centro, sfilo una gamba dall'altra, le riporto in appoggio e riporto le mani lungo i fianchi. Ora, una volta che abbiamo portato le mani lungo i fianchi, andiamo a portare le mani intrecciate. Riportiamo sotto la nuca e iniziamo a scaldare sempre la nostra parte dell'addome, facendo qualche crunch. I gomiti sono leggermente chiusi verso l'alto, quindi non teneteli né a incorniciare il viso, ma né completamente aperti, una via di mezzo. Rilassate bene la testa all'interno del palmo, poi andate in retroversione. Appiattisco bene la colonna ed espirando iniziamo lentamente a salire per andare a fare un crunch. Quando prendo aria invece lentamente scendo e recupero. Ogni volta che espiro salgo, accompagno la testa, vado a guardare verso davanti. Quando prendo aria snoccio e lentamente scendo. Espiro per salire e chiudere. Inspiro piano piano per tornare. Sì, piano piano salgo, espiro. Inspirando scendo e recupero. Fuori l'aria. Dentro l'aria torno. Ultime due, espiro. Ed inspiro. Ora l'ultima ripetizione. Tornando piano piano a terra mi vado a fermare. Da qua vado a sfilare solamente la mano di destra. Porto le gambe una alla volta a tavolino. Ora, cercando di stabilizzare il gluteo di sinistra e la spalla di destra, iniziamo lentamente a riproporre il movimento di crunch, ma iniziando con delle piccole torsioni. Quindi espirando salgo, ruoto col torace, mi porto in direzione di destra e lentamente torno e recupero. La direzione che più o meno dovete seguire è quella del vostro ginocchio con il gomito. Lo sguardo lo portate appena appena laterale alla coscia verso l'avanti, quindi cercate di non guardare lateralmente, non guardare verso il soffitto,
ma cercate di mantenere uno sguardo verso l'orizzonte, espirando salgo e ritorno. Anche qui vi chiedo di non ruotare, sollevando la spalla, quindi fate perno sulla spalla destra e sul gluteo sinistro, quindi devo pensare di chiudere su una diagonale per poi scendere piano piano tornando a terra. Espiro e riallineo, ultime due. Ora la prossima ripetizione la andremo a mantenere. Una volta su appoggeremo il braccio sul ginocchio di destra, poi piano piano proveremo a salire 1 cm e scenderemo 1 cm. Salgo e torno. Quello che vi chiedo è di chiudere con le costole, quindi spingetele in direzione del fianco di destra, senza utilizzare eccessivamente il collo. Quindi mentre salgo devo pensare che il movimento parta sempre dall'addome. Espiro, chiudo 1 cm e ritorno. Ultime tre. Sono due. La prossima si mantiene, quindi tengo la spinta, chiudo sull'obliquo e respiro per 5. Sono 4, 3, 2, 1. Piano piano scendendo, riporto la testa in appoggio, recupero le mani in modo opposto, quindi la mano di sinistra andrà lungo il fianco, la destra si andrà ad appoggiare. Retroversione, appiattisco la colonna e inizio a salire in direzione di sinistra. Quindi espirando piano piano salgo, vado in torsione, dentro l'aria scendo e recupero. Mantenete le gambe stabili a tavolino. Cercate di fare perno sul gluteo di destra e sulla spalla sinistra. Espiro, salgo chiudendo, guardo avanti, inspirando, scendo e ritorno. Fuori l'aria. Dentro l'aria recupero, ultime tre. Sono due. Ora l'ultima si va a mantenere. Una volta che sono su, staccando la mano da dietro la nuca, l'appoggio sul ginocchio di sinistra ed espirando inizio piano piano a salire 1 cm. E a scendere 1 cm. Espiro e recupero. Cercate di non ruotare con le spalle, quindi mantengo la spinta sulla spalla di sinistra e con le gambe. Quindi spingo bene a terra il gluteo destro fuori e recupero. Ultime tre. Sono due. La prossima si mantiene, quindi tengo bene la spinta verso l'alto, continuo a respirare, tengo per 5. Sono 4, 3, 2, 1. Piano piano riallineando, torno verso il centro e appoggio tutto. Appoggio una gamba, appoggio anche l'altra, dopodiché vado a distendere le gambe avanti e le braccia dietro. Inspiro, mi allungo, lascio andare completamente l'addome, fuori l'aria rilasso e scarico. Inspirando mi allungo il più possibile, espirando rilasso e scarico. In allungo, fuori l'aria. Ultime due, inspiro, allungo e lascio andare. L'ultima. Terminata l'ultima, recupero le braccia verso l'alto, recupero una gamba alla volta verso il viso, recupero anche l'altra e abbracciando la rotonda bene la schiena. Cerco di fare qualche piccolo dondolio da destra a sinistra in modo da andare a massaggiare meglio la colonna. Una volta che fermiamo le oscillazioni verso il centro, andiamo a recuperare le mani sotto l'incavo del ginocchio. Porto le gambe leggermente più avanti, sollevo testa e scapole, spingendo avanti le gambe ci andiamo a portare seduti. Ora, una volta che ci siamo portati seduti, andiamo a recuperare la stazione eretta, quindi cerco di andare in estensione, mani che afferrano l'incavo del ginocchio, piedi ben appoggiati a terra. Cercate di non portarli troppo avanti, altrimenti questi tendono accumulare tensioni, quindi portateli in una posizione dove li sentite comodi appoggiati al pavimento. Emergo, come dicevo, col torace, tiro su bene la colonna ed espirando iniziamo ad arrotondare la schiena scivolando in C. Quindi scavo, snocciolo, mi porto giù. Quando distendo completamente il mio braccio, flettendo i gomiti mi aiuto, risalendo, emergo col torace. Ogni volta che espiro scavo e scendo. Ogni volta che inspiro risalgo ed allungo. Espiro, piano piano arrotondo e scendo. Inspirando recupero, lentamente risalgo. Lo ripetiamo ancora per 3 ripetizioni, scendo fuori l'aria, recupero dentro l'aria. Cercate di non andare a muovere la testa, andando a chiudere il mento sullo sterno, ma guardate sempre avanti a voi e cercate di non perdere la presa di sotto dell'incavo del ginocchio. Espiro, scavo e scendo, inspiro, riemergo. L'ultima ripetizione. Terminata la prossima ripetizione, lentamente mi fermo su.
Vado a distendere avanti a me le braccia, tiro su bene la schiena, rilasso invece le scapole facendole scendere ed espirando riprendo le snocciolate in C. Quindi espirando scavo, attivo l'addome arrotondo e scendo più o meno arrivando con le mani all'altezza dell'incavo delle nostre ginocchia e poi risalgo. Espirando scendo, dentro l'aria recupero e ritorno. Cercate come prima di rilassare bene le scapole, fate partire il movimento dalla retroversione del bacino e poi riemergo. Espiro. Intorno. La prossima ripetizione l'andremo a mantenere, quindi una volta che ci siamo fermati iniziamo piano piano ad andare a portare verso il basso la mano di destra, quindi espirando la faccio scendere, appoggio il palmo e poi la faccio risalire, solo mano destra, espiro e ritorno. Quello che vi chiedo mentre andate ad appoggiare la mano sul pavimento è di evitare di inclinarvi verso destra, quindi mantenetevi il più possibile stabili, espiro e recupero. E ovviamente non perdete la retroversione, ultime due. Terminata la prossima, lentamente mi fermo, riporto verso l'alto la schiena, espirando lentamente risnocciolo per tre volte, scavo con l'addome, scendo andando in C, prendendo aria, risalendo, recupero e riallungo. Espirando snocciolo, inspirando riemergo. La prossima ripetizione si va a mantenere, poi da questa posizione solamente il banno di sinistra scende, quindi espirando abbasso, dentro l'aria torno, fuori l'aria scendo. Dentro l'aria recupero, espiro e richiamo. Anche qui cercate di non andare ad inclinarvi, quindi mantenete la schiena arrotondata, rimanete bene in appoggio su entrambi i glutei, espiro e recupero, ultime due. Ora la prossima ripetizione mi vado a fermare, risalgo. Andremo a ripetere il movimento come prima per tre snocciolate in C, quindi scavo e scendo fuori l'aria. Dentro l'aria riemergo, risalgo e mi riallungo, scendo fuori l'aria. E recupero. La prossima si va a mantenere. Una volta giù sollevo una gamba alla volta, le portiamo più o meno a tavolino, li avviciniamo tra di loro e ruotiamo entrambi i palmi a terra. Da qua in modo alternato scende la mano destra, poi parto subito con la sinistra. Una sale e una scende. Cerco sempre di andare a mobilizzare solamente le spalle senza muovere le gambe e senza perdere l'arrotondamento della schiena. Ancora 3, 2, 1, fermo la mano di destra a terra, la sinistra in alto e tengo per 5, 4, 3, 2, 1, cambio mano per 5, 4, 3, 2, 1, entrambe a terra per 5, 4, 3, 2, 1, ristacco le mani, riappoggio i piedi e tiro sulla schiena. Da qua appoggio le mani dietro di me, apro bene le spalle, emergo col torace e guardo il soffitto, vado ad allungare l'addome. Inspiro. E rilasso, inspiro a lungo e scarico, ultime due, l'ultima, terminata l'ultima riportando avanti la testa, rilasso le braccia e le porto avanti a me, distendo le gambe, tiro su bene la schiena, sollevo le braccia ed espirando mi tuffo in avanti arrotondando, snocciolo. E allungo. Continuiamo ora la masterclass andando a lavorare un pochino di più la parte delle gambe e la parte delle braccia. Ci andiamo a portare girati sul tappetino. Andremo a portare i piedi in appoggio, cercate un appoggio ovviamente più o meno alla larghezza delle anche, sentite bene il piede appoggiare, non flettete eccessivamente il ginocchio, lasciate un pochino di spazio. Solita cosa fate con le mani, le portate non sotto la linea della spalla, ma appena appena più indietro. Ora andiamo a fare prima qualche movimento per andare a scaldare sia l'articolazione della spalla che l'articolazione di schiena e gambe. Quindi quello che vi chiedo ora è di partire dalla retroversione, quindi attivo l'addome, spingo con i piedi, spingo con le mani. E lentamente provo a salire portandomi verso il soffitto. Quando prendo aria invece scendo e recupero. Ogni volta che espiro salgo, apro. Ogni volta che prendo aria torno e recupero. Cercate di sentire sempre le scapole come se si volessero chiudere l'una verso l'altra, quindi devo cercare di aprire il torace. Come vi dicevo, addome il più possibile attivo in modo da non spanciare, quindi quando salgo devo evitare di inarcare la colonna. Espirando salgo. Inspirando, piano piano ritorno. Ultime due, espiro e recupero.
Ora l'ultima ripetizione la andremo a mantenere giù. Una volta che torno mi vado a fermare, controllo di sentire se la distanza che ho utilizzato ora era corretta, quindi eventualmente mi sposto con i piedi o con le mani per cercare una posizione più confortevole. Vi ricordo le dita sono rivolte dietro in direzione, diciamo, della parete. Ora quello che vi chiedo è di andare a distendere avanti a voi la gamba di destra. Una volta appoggiata, spingo bene a terra il piede sinistro, apro il mio torace come prima, attivo l'addome e provando a salire, tenendo la gamba sempre tesa, mi porto verso l'alto, apro il torace, prendendo aria, scendo e recupero. La gamba rimane sempre tesa. Quando espiro, salgo e provo a pareggiare le due gambe. Quando prendo aria, torno e recupero. Quindi qui devo lavorare sia con la parte dell'addome per evitare di inarcare la schiena, che con la parte posteriore, quindi gluteo e femorali di sinistra per salire. Espirando, salgo, mi porto su. Inspirando, scendo e recupero. Ultime due. Pensate di formare una linea sul pavimento quando salite. La prossima si mantiene. Una volta che sono su, inizio a flettere a tavolino la gamba e poi la distendo pareggiandola avanti. Espiro, fletto. Inspiro, allungo. Spingete bene a terra il piede sinistro. Inspiro, fuori l'aria. Ultime due. Espiro e riallungo. L'ultima. Terminata l'ultima, mi vado a fermare, provo a tenere un'unica volta la posizione flettendo. Apro il torace, spingo, mantengo per 5, 4, 3, 2, 1. Ridistendendo avanti, scendo, appoggio e recupero. Porto avanti entrambe le gambe, stacco le mani, chiudo le mani a pugni, faccio qualche cerchio per andare a scaricare i polsi in un senso e nell'altro. Solita cosa faccio con le spalle, rilassando bene le braccia, faccio 3 cerchi avanti. E 3 cerchi indietro. Terminata l'ultima, come prima porto le mani dietro di me, appoggio i piedi, larghezza sempre più o meno delle anche, tiro su bene la mia torace, cerco di chiudere in partenza le scapole l'una verso l'altra e distendo avanti a me la gamba di sinistra. Prendo aria, mi preparo, poi espirando piano piano provo a salire come prima, quindi salgo con la retroversione, mi allungo, inspirando scendo e recupero. Fuori l'aria ruoto, sollevo, cerco di pareggiare le due cosce, cerco di aprire bene il torace salendo e poi recupero. Espiro, inspiro, fuori l'aria salgo, dentro l'aria ritorno. Ricordatevi sempre che dovete provare a formare una linea, quindi cerco di allineare le gambe, le spalle e il bacino e poi ritorno. Ultime tre, espiro, ritorno, prendo aria. Sono due, richiamo. Ora la prossima ripetizione la manteniamo su, quindi mi vado a fermare, poi da qua inizio a flettere la gamba a tavolino e la distendo. Fuori l'aria, dentro l'aria, espiro e riallungo. Ultime tre, cercate di non dondolare, sono due. L'ultima si tiene, quindi gamba a tavolino, spingo bene in alto il bacino e tengo la spinta per 5, 4, 3, 2. 1, ritornando avanti con la gamba, scendo piano piano e mi riappoggio a terra. Gambe avanti, braccia che si staccano, tiro su bene la schiena, chiudo le mani a pugno come prima, qualche cerchio e cambio lato. Solita cosa con le spalle, rilasso le spalle, faccio 2 cerchi avanti e 2 cerchi dietro. Terminato l'ultimo, appoggio le mani, piego le gambe e mi porto a terra. Ora, una volta sdraiati, andiamo a recuperare sollevata la gamba di sinistra. Appoggio il piede appena al di sotto del ginocchio di destra, cerco di sentire se la caviglia è stabile, quindi che non scivoli, da qua stacco. Vado a recuperare l'interno la coscia, da sotto l'incavo più o meno, e mi aiuto con la spinta della gamba destra ad avvicinarla. Inspiro ed espiro. Quello che dobbiamo andare a fare è allungare la parte di gluteo e sciatico sinistro che ha lavorato. Cercate di aprire bene le spalle. Lentamente lascio andare la presa, cambio l'intreccio, poi spingo verso il viso l'altra gamba. Come prima cerco di portare verso la gamba, verso il torace, scusate, la gamba di sinistra. Cerco di aiutarmi appena appena con le braccia, cercando di aprire il più possibile le spalle. Rilasso la testa e spingo ogni volta che espiro. Da qua
lentamente lascio andare, sfilo e riappoggio. Lentamente ci andiamo a portare poi sul fianco. Una volta sul fianco ci portiamo in ginocchio con le gambe più o meno a larghezza delle anche. Ora andiamo a intrecciare le braccia l'una sopra l'altra. Vado a portare più o meno le mani all'altezza dei gomiti, rilasso il più possibile le scapole e cerco di andare già da ora in retroversione. Poi lentamente iniziamo ad andare indietro, non come se volessimo andare nella Z, ma come se cercassi di andare a sedermi in direzione dei talloni. E poi piano piano risalgo e recupero. Quello che devo andare a fare è quindi mobilizzare la parte dell'anca e del bacino. Quello che non devo andare a fare è muovere la schiena. Quindi espirando scendo, inspirando risalgo. Tutte le volte che torno cerco di estendere, quando invece vado dietro mantenendo il torace dritto, vado piano piano in direzione dei talloni. Ora, quello che vi chiedo è di evitare di scendere abbassando il torace, ma cercate di mantenere sempre il torace dritto avanti a voi, scendendo sempre con una linea perpendicolare a terra. Espiro, vado dietro, inspiro, ritorno. Ultime due, fuori l'aria, torno in. Ora l'ultima la si va a mantenere, da qua vado piano piano a distendere avanti a me le braccia, inizio a muovere solo il braccio di sinistra, lo apro e piano piano ritorno. Cercate di non rimanere in appoggio sui talloni, ma rimanete appena appena staccati, espirando apro e recupero. Quello che vi chiedo ora è di lavorare con la parte della spalla posteriore, quindi della scapola, cercando di non muovere il braccio destro, espiro e ritorno, quindi non devo ruotare di torace. Ovviamente quello che devo fare è tenere sia con l'addome, soprattutto con i quadricipiti. Ultime due. Ora l'ultima ripetizione mi fermo, riporto le braccia intrecciate, piano piano risalgo, riestendo, prendo aria, mi preparo, fuori l'aria scendo. Quando prendo aria salgo, mi estendo, quando butto fuori l'aria scivolando piano piano indietro recupero. Non toccate mai i talloni, quindi fermatevi a pochi centimetri. La cosa però è principale per riuscire a lavorare bene la parte dei quadricipiti è evitare di andare indietro portando il torace in basso in avanti, quindi linea perpendicolare che si muove, traslando, scendo, fuori, salgo dentro l'aria. Ultime due. L'ultima si mantiene come prima, distendo avanti le braccia, inizio a muovere il braccio destro, quindi apro e recupero, apro e ritorno. Cercate di mantenere stabile la spinta sulle gambe, la spinta sull'addome e non ruotate col torace. Ultime due. L'ultima ripetizione mi fermo, intreccio le braccia e risalgo. Da qua facciamo solo tre ripetizioni, quindi espirando come prima scendo indietro, mi porto giù. Piano piano risalendo, recupero e distendo. Scendo. Piano piano ritorno. La prossima ripetizione si mantiene. Distendo avanti a me le braccia, rilasso le scapole, attivo l'addome e inizio ad aprire entrambe le braccia, come se facessi una croce e poi ritorno fuori l'aria e recupero. Cercate di tenere la retroversione e la spinta sui quadricipiti. Non spanciate quando aprite le braccia, solo lavoro di scapole, ultime due. L'ultima si tiene, tengo la spinta e l'apertura e mantengo per 5, 4, 3, 2, 1. Avanzano le braccia, si richiudono e risalgo. Bravissimi. Da questa posizione piano piano andiamo poi a portare verso l'avanti la gamba di sinistra. E andiamo ad allungare la parte anteriore di destra. Quello che vi chiedo è di andare in retroversione, appoggio le mani e avanzo. Ora nello scendere cercate di spingere leggermente indietro il busto, ma soprattutto cercate di attivare l'addome. Forzo la retroversione e lascio piano piano scendere. Inspiro ed espiro. Da qua staccando la mano di destra la spingo verso l'alto, la spingo leggermente indietro ma senza spanciare, quindi devo pensare di voler solo andare in direzione del soffitto, provando ad allungare meglio tutta la catena anteriore di destra. Forzate la retroversione e pensate sia ad abbassare che avanzare. Appoggio la mano, spingo indietro, chiudo e cambio gamba. Vi trovate più o meno alla solita altezza, riappoggio le mani e piano piano avanzo. Retroversione, in modo da sentire meglio già da qua, l'allungo sullo psoas. Spingo leggermente indietro la colonna, forzo l'addome. Respiro. Da qua lentamente stacco la mano sinistra, la porto verso l'alto, cerco di salire in direzione del soffitto mentre continuo ad avanzare col bacino. Respiro
allungo. Lentamente torno giù con la mano, spingo indietro e recupero. Una volta che ci siamo portati giù, ci andiamo un attimo a sdraiare. Ora, una volta sdraiati, il braccio che è sul pavimento lo usate come cervicalino. Recuperate poi con la mano il piede della gamba che sta sopra e tenendo verso il gluteo cerco di spingere leggermente indietro la coscia, quindi provo ad allineare il ginocchio, l'anca e la spalla. Retroversione anche qui, cerco di allungare un pochino di più, questa volta il quadricipite. Respiro ed allungo. Anche qui cercate di non spanciare, quindi ricordatevi di attivare bene l'addome. Lentamente lasciando andare l'addome, lasciando andare la mano, recupero. Appoggio. Da qua mi spingo verso l'alto, vuoto. Ci portiamo dal lato opposto. Appoggio la testa sul braccio, cerco di mantenere lo sguardo dritto avanti a me. Afferro poi con la mano la caviglia della gamba che sta sopra. Porto leggermente indietro la gamba e piano piano inizio a tirare. Forza con la retroversione dal lungo. Sempre respirando. Da questa posizione lascio andare lentamente e recupero. Una volta che ci sono, mi porto sulla schiena, girando. Ci portiamo supini. Da qua vado a recuperare una gamba alla volta al torace, recupero anche l'altra portando le mani in presa sulle ginocchia. Afferro bene le rotule, come se volessi corpionarmi su di loro, e inizio lentamente a disegnare dei cerchi. Quindi apro, scendo, chiudo e ritorno. Ora, mentre fate il movimento, cercate di rilassare il più possibile la schiena, quindi non importa se sentite inarcare la colonna quando le gambe avanzano, tanto si riabbasserà quando queste vengono portate al petto. Lasciate libere le spalle, così che si vada a mobilizzare anche la parte più alta, quindi dorsale e cervicale, e rilassate bene le gambe. Più le vostre anche riescono a disegnare dei cerchi ampi, maggiore sarà questa sensazione di massaggio globale. Ultime due. Terminata l'ultima, mi vado a fermare, e da qua vado in senso contrario, quindi abbasso, allontano le gambe divaricandole, risalgo e chiudo. Un po' come se volessi disegnare sul soffitto un cerchio con le ginocchia. Abbasso, apro, chiudo e recupero. Ultime due. Terminata l'ultima, piano piano ci si va a fermare. Appoggio un piede, appoggio l'altro. Mi vado a portare sul fianco. Una volta seduto controllo che sia tutto a posto, che non giri la testa e per oggi abbiamo finito. Ciao ragazzi e come vi ricordo ogni volta finito la nostra lezione, andrà tutto bene. Alla prossima! It's the star.